Mezzanotte 43 in questo momento, buonasera, benvenuti a Night Desk e benvenuto anche a Ugo Francicanava che poi ci racconterà tutto quello che riguarda lo sport. Come vedete questa sera non abbiamo ospiti perché data l'ora tarda ci limitiamo a raccontarvi le notizie e partiamo proprio con la notizia che oggi ha aperto tutti i telegiornali, ovvero la decisione della Francia di non rispettare il tetto del 3% del rapporto deficit-PIL. Come potete immaginare, ci sono state moltissime reazioni a livello internazionale, ma anche in Italia, perché si sono moltiplicate da parte di diverse forze politiche gli inviti affinché anche il nostro Paese in realtà non rispetti questo impegno. Ovviamente il resto d'Europa non l'ha presa molto bene, Angela Merkel, cancelliera tedesca, non è affatto d'accordo con la decisione francese, anche per appunto le eventuali ripercussioni che questa decisione potrebbe avere. Renzi, vi dicevo, però conferma invece gli impegni presi, cioè manteniamo il tetto del 3% e lo fa fra l'altro alla vigilia di un viaggio importante che sta per compiere, perché domani andrà a Londra, tornerà dopo 6 mesi nuovamente a Londra, sempre per cercare nuovi investitori. Dunque è importante mantenere l'aspetto appunto di coloro che gli impegni li rispettano. La Francia si ribella, no a nuove misure di austerità, non ce la facciamo a rispettare il patto di stabilità europeo. Così il ministro delle finanze, Michel Sapin, che avverte che il nostro deficit sarà ridotto più lentamente del previsto a causa delle circostanze economiche. D'altronde il governo francese prevede nella legge di bilancio 2015 un deficit che quest'anno si attesterà al 4,4% del PIL e solo nel 2017, prevede Parigi, il deficit arriverà al 2,8%, cioè solo sotto il tetto del 3%. E quindi, come ha sottolineato Sapin, non possiamo permetterci alcun ulteriore sforzo. Da Bruxelles però non gradiscono e la risposta arriva immediata, ricordando che gli Stati europei devono rispettare le raccomandazioni specifiche che sono state approvate dal Consiglio dell'Unione Europea su proposta della Commissione. La scadenza, afferma un portavoce della Commissione Affari Economici, rimane quella fissata al 15 ottobre. A fianco di Bruxelles si schiera anche la Germania, con la cancelliera Angela Merkel che sale in cattedra. Tutti gli Stati dell'Unione, afferma, facciano i loro compiti e rispettino pienamente gli impegni presi. Ma il ministro dell'economia francese definisce già senza precedenti lo sforzo del governo per tagliare di ben 50 miliardi i volumi della spesa pubblica entro il 2017. Parzialmente diversa la situazione dell'Italia, che quest'anno con molta difficoltà rispetterà il vincolo del 3% deficit PIL. Il prossimo anno, stima il governo, sarà al 2,9, e questo nonostante, afferma il ministro Padoan, l'economia peggiori e i conti anche. L'Italia dunque entra nella zona rossa, una zona molto vicina alla procedura di inflazione. D'altronde ha fatto sapere questa sera il governatore della Banca Centrale, Mario Draghi, le politiche monetarie da sole non bastano. In Italia e negli altri paesi europei, afferma, è necessario che le riforme strutturali facciano la loro parte. E il governatore Draghi parlava da Napoli perché era ospite del Presidente della Repubblica, perché domani a Napoli ci sarà appunto la riunione del board del direttivo della BCE. Il Presidente della Repubblica, ricevendo Draghi, ha sottolineato come la sfida numero uno sia quella di aprire un nuovo sentiero di forte e sostenibile crescita in Europa. Tutto questo mentre la città ovviamente è blindata perché si temono scontri. È stata già annunciata fra l'altro una manifestazione che inizierà domani mattina a partire dalle 9 e che non si preannuncia del tutto pacifica. Ma andiamo a vedere come alcuni dei quotidiani che hanno scelto proprio di aprire con questa notizia la commentano, partendo ovviamente dal Sole 24 Ore. Eccolo qua, Parigi contro il rigore, questo è il titolo, il deficit non scenderà. Nel dettaglio Merkel rilancia, l'avete sentito anche nel servizio, fate i compiti, la crisi non è finita. Dunque con la Francia che annuncia addirittura il ritorno al pareggio nel 2019, quindi tempi decisamente completamente diversi rispetto a quelli che dovrebbero essere. E poi vedete, si parla anche qua della riunione della BCE a Napoli. Napolitano e Draghi, avanti con le riforme, la sfida è la crescita, con il capo dello Stato che dice l'Unione Europea investa in lavoro prima preoccupazione. Dunque un assist importante per questo
questa iniziativa. Anche Europa titola sulla decisione francese: Francia e Italia, modi diversi di sfidare il rigore tedesco. Perché abbiamo detto invece, mentre il governo Valls decide di sfondare il tetto del 3%, debito italiano troppo alto per imitarli, Renzi rinvia il pareggio di un altro anno e sottolinea Europa come la Merkel si sia ovviamente innervosita. Anche Libero ne parla: l'Europa si sfascia fra Francia e Germania, in Italia non si magna, facendo insomma il verso un po' a un noto modo di dire. Budino Hollande è piuttosto di Renzi e straccia i vincoli di Bruxelles. Merkel strepita ma incassa. Noi invece, la tesi di Libero, per paura del debito ci sottomettiamo e annaspiamo tra sprechi e mezze riforme, senza vedere che l'Unione Europea, questa è la sintesi che fa Libero, è già morta. Ce n'è un ultimo quotidiano che vi voglio far vedere ed è Milano Finanza, che la mette giù ancora più pesante, se volete, perché il titolo è: volano gli stracci fra Hollande e Merkel. Intanto in Germania ci sono i dati sul manifatturiero e questa appunto è la situazione. Vi dicevo di quel titolo, ve lo leggevo sul Sole 24 Ore, ha a che vedere con la questione del lavoro, perché appunto la riforma del lavoro è una scadenza ovviamente importantissima, accelerata dal fatto che il prossimo mercoledì, l'8 di ottobre, c'è un vertice a Milano proprio sul lavoro nell'ambito della presidenza italiana dell'Unione Europea, e l'intenzione, come sapete, del Presidente del Consiglio è di arrivarci avendo fatto approvare questa riforma almeno da un ramo del Parlamento, cioè dal Senato. Ebbene, ci sono delle aperture importanti da parte della minoranza del Partito Democratico, ci sono state delle affermazioni di Bersani interessanti da sottolineare, c'è invece un allarme da parte del nuovo centrodestra e di Forza Italia, che dicono la riforma è annacquata. Da lunedì scorso, a chiusura della direzione che ha approvato con l'86% la sua relazione, Renzi lo ripete in ogni occasione: bisogna approvare il prima possibile la riforma del mercato del lavoro. Al Senato è iniziato questa mattina la discussione generale. Comunque, si inizierà a votare solo da martedì prossimo. L'obiettivo del Premier è arrivare al vertice della UE dell'8 ottobre con un primo via libera. È verso questo traguardo che lavorano tutti i suoi collaboratori, impegnati a blindare il voto soprattutto al Senato, dove la maggioranza ha numeri risicati. Il tentativo sarebbe quello di sintetizzare il contenuto della relazione del Premier di lunedì scorso in un maxi emendamento che dovrebbe recepire il passo avanti sulla possibilità di reintegro del lavoratore in caso di licenziamento per ragioni disciplinari insussistenti. Certo, il voto nella direzione di lunedì è assolutamente incoraggiante, anche perché ha segnato la spaccatura dell'opposizione interna e ha isolato di fatto i due vecchi leader, D'Alema e Bersani. L'ex segretario del partito comunque esclude problemi di tenuta al Senato e, pur senza rinunciare a toni polemici, assicura: sul voto finale non mancherà la lealtà. Se non sono d'accordo lo dico, ma non ho bisogno di farmi spiegare la ditta dai neofiti. Il livello di tensione dunque resta alto e non mancano nemmeno le accuse di intelligenza con il nemico. Prendersela con tutti, con i sindacati, i magistrati, la minoranza del partito e mai una volta con la destra è curioso, perché sono 10 anni che governa la destra. Ma proprio da Forza Italia arrivano preoccupanti precisazioni: valuteremo i testi, ma nessun passo indietro. E Brunetta avvisa: se si conferma la retromarcia di Renzi, noi diremo no, e Sacconi, il relatore del nuovo centrodestra, non potrà che dimettersi. E dall'altra parte dello schieramento, il Movimento 5 Stelle dice no all'abolizione dell'articolo 18. E proprio su Sacconi si concentra il titolo del manifesto. Abbiamo sentito, è il relatore della riforma sul lavoro, e allora eccolo qua. Culde Sacconi, o Sacconi ovviamente detta all'italiano, come scrive il manifesto, perché poi spiega: la riforma renziana dell'articolo 18 finisce in un vicolo cieco. Il relatore al Senato della delega al lavoro, Maurizio Sacconi, del nuovo centrodestra, che fa parte della maggioranza, stoppa anche le timide aperture del Partito Democratico sul reintegro per licenziamento disciplinare, e il governo, secondo il manifesto, a questo punto si impantana su come inserire nel Job Act il voto
voto del Nazareno. Intanto Palazzo Madama fa melina. Che faccia melina o meno lo vedremo, perché appunto abbiamo detto i tempi sono strettissimi e nella discussione, anche se non fa parte ovviamente della riforma del lavoro, in questi giorni si comincia a parlare anche del trattamento di fine rapporto, del TFR. Un testo definitivo non esiste, ma intanto le imprese e soprattutto i sindacati mettono le mani avanti e dicono la loro. Ci voleva Renzi e la sua idea di mettere il TFR in busta paga per fare ritrovare i sindacati la loro unità. Nessuno dica che si stanno aumentando i salari dei lavoratori, è l'altolà di Susanna Camusso. Quelli sono soldi frutto delle contrattazioni e non delle elargizioni di nessun governo, soprattutto non sono un nuovo bonus. Chi mette il dito nella piaga è da Milano il successore designato di Bonanni alla guida della CISL, Anna Maria Furlan. Metà TFR in busta paga, cosa significa dal punto di vista ad esempio della tua sua tassazione? Oggi il TFR ha una tassazione più leggera rispetto alla busta paga, non è che il lavoratore ci rimette. La Furlan incassa l'appoggio pieno del leader della UIL Angeletti, secondo il quale l'unica strada è continuare a ridurre le tasse sul lavoro. Abbiamo spiegato ai lavoratori che il TFR doveva servire a integrare la pensione ed ora gli diciamo i soldi spendeteli adesso perché forse in pensione non ci andrete. Una simile unità ha costretto Padoan a mettere i paletti ad un dibattito vigoroso su di una riforma ancora in alto mare. Il TFR in busta paga, chiarisce il ministro dell'economia, non entrerà nel documento di economia e finanza. Il progetto è ancora in una fase preliminare di studio che deve valutare ogni tipo di problema, da quello fiscale appunto a quello pensionistico contributivo, e dare una risposta certa anche alle piccole e medie imprese, per le quali sarebbe un costo aggiuntivo. Un costo che secondo Renzi potrebbe essere coperto da un finanziamento della BCE, ma le aziende impegnate a far quadrare i bilanci in pieno periodo di recessione vogliono esserne certe. Spostiamoci a Napoli, perché in serata è stato firmato dal prefetto l'ordine di sospensione dalla carica di sindaco per Luigi De Magistris. In realtà l'ordine verrà consegnato domani mattina, ma la reazione del sindaco è quella che lui aveva praticamente già annunciato, ovvero che non ci sta. Nell'aula di Montecitorio il ministro dell'interno Angelino Alfano annuncia l'iter per la sospensione del sindaco di Napoli Luigi De Magistris dopo la sentenza di condanna è avviato. De Magistris replica a stretto giro: la sentenza, salutatemela, da sospeso la prima cosa che faccio è prendermi un caffè. Un braccio di ferro istituzionale, con il governo deciso ad applicare la legge Severino sull'ineleggibilità a De Magistris, condannato dal Tribunale di Roma in primo grado per abuso d'ufficio a 1 anno e 3 mesi di reclusione per il suo operato nell'inchiesta Why Not, condotta quando era magistrato a Catanzaro. Fece acquisire tabulati telefonici di alcuni numeri che poi risultarono intestati a parlamentari. Su De Magistris si abbatte la stessa norma che portò all'espulsione dal Senato di Berlusconi dopo la condanna definitiva in Cassazione nel processo Mediaset per frode fiscale e che ha costretto alle dimissioni anche il governatore della Calabria, Giuseppe Scoppelliti, condannato a 6 anni in primo grado per abuso d'ufficio e falso. Alfano ricorda la previsione della legge Severino. Coloro che hanno riportato una condanna, anche se non definitiva, sono sospesi dalle cariche elettive. De Magistris non demorde. Il periodo di sospensione sarà breve. Abbiamo fatto le nostre valutazioni e io avvierò una fase di rigenerazione amministrativa. Starò molto per strada. Sarà utile ai cittadini e anche a me. E a questo punto ovviamente non potevamo farvi non vedere il Mattino di Napoli, questo è il titolo: De Magistris non lascerò mai, il prefetto sospende il sindaco per 18 mesi e poi appunto la sfida, De Magistris che dice farò ricorso al TAR, salutatemi la sospensione. Nel frattempo il suo vice Sodano sarà il reggente. Poi il commento di Massimo Adinolfi che dice però solo con il voto si evita lo sfascio. E a proposito di voti, si ricomincia a votare domani mattina, le Camere riunite ricominciano a votare per eleggere i 2 membri della Corte Costituzionale che ancora mancano all'appello e il membro del CSM che a questo punto manca dopo che è stata ricusata Teresa Bene che non aveva per l'appunto i requisiti per far parte del Consiglio Superiore della Magistratura. Lo stallo che abbiamo vissuto finora, fino a queste 16 votazioni, potrebbe
dovrebbe essere superato, perché Donato Bruno, che era il candidato di Forza Italia, ha fatto un passo indietro e al suo posto è stato fatto il nome di Francesco Caramazza, che è stato avvocato generale dello Stato fino al 2012, mentre invece il Partito Democratico ha deciso di confermare il nome di Luciano Violante. Questo insomma per quello che riguarda le notizie dall'Italia. Invece adesso noi andiamo ad Hong Kong, perché ormai è mattina a Hong Kong, sono quasi le 7 del mattino e la giornata che sta per iniziare è una giornata davvero importante, perché oggi scade l'ultimatum dato dai manifestanti perché il governatore di quella che era l'ex colonia britannica si dimetta. Ma la giornata che si sono lasciati alle spalle è stata un'altra giornata di quelle ad altissima tensione. Celebravano i 65 anni della Repubblica Cinese, come potete immaginare si temeva che i manifestanti potessero insomma esercitare il loro diritto a manifestare in maniera violenta. Così per fortuna non è stato. Era la giornata più temuta, quella delle parate per la festa nazionale, l'alzabandiera, gli inni, i discorsi. Ad Hong Kong, come a Pechino, si celebrava il 65esimo anniversario della Repubblica Popolare Cinese, ma nella ex colonia britannica le cose sono andate diversamente, perché mentre nella capitale cinese, in piazza Tiananmen, sfilava la potenza militare, ad Hong Kong il governatore Chun Ing-leung veniva contestato dai giovani che da oltre una settimana ne chiedono le dimissioni. Per questo la protesta degli studenti oggi più che mai ha rischiato di essere travolta. Le parate e i manifestanti in terra nei giganteschi sit-in potevano entrare in conflitto, sfociare nel bagno di sangue. Non a caso da giorni lo spettro di Tiananmen aleggia sulle teste delle migliaia di manifestanti. Non è successo, Pechino ha continuato ad ordinare ai giovani di lasciare la piazza, ma non molla sulla richiesta che viene da Hong Kong. Democrazia vera, libere elezioni, alle quali si possa votare per candidati che non sono stati scelti dal Partito Comunista Cinese. I giovanissimi leader della rivolta, Lester Sum e Agnes Chow, saliti su un banchetto, hanno annunciato il loro ultimatum. Il governatore di Hong Kong ha tempo fino a mezzanotte di domani per dimettersi. Poi scatteranno altre occupazioni di altri spazi ed edifici pubblici dell'isola. Gli ombrelli arriveranno ovunque, hanno detto i due ragazzi. Solo ospedali e caserme dei pompieri saranno risparmiate dalle occupazioni. Da Pechino, dove sono stati arrestati alcuni simpatizzanti della rivolta degli ombrelli, non è arrivata alcuna reazione. Ieri sera il presidente Xi Jinping, al banchetto per la festa nazionale, si è limitato a dire che i dirigenti non si devono allontanare dal popolo. Forse allontanare il contestatissimo governatore potrebbe essere il primo passo per uscire dalla crisi senza reprimere la protesta. E noi invece adesso torniamo ai nostri quotidiani. Il Fatto, come molti altri di quelli che vi farò vedere adesso, hanno titoli che sono slegati rispetto ai servizi che noi abbiamo visto, sono argomenti che trattano loro, come per esempio il Fatto Quotidiano, vedete, riporta una intercettazione appunto del costruttore Fusi che fu intercettato nell'inchiesta sulle grandi opere, probabilmente ve lo ricorderete, e eccolo qua il titolo: due della cricca al telefono, rapporti massonici con Renzi. Questo evidentemente per avvallare l'ipotesi che era già stata in qualche modo ventilata dal direttore del Corriere della Sera qualche giorno fa in un suo editoriale, in cui parlava di una insomma Renzi con un odore stantio di massoneria. Questo era l'argomento. Poi, dopo il Fatto, vi voglio far vedere anche il titolo del Giornale, che in qualche modo si lega alla vicenda De Magistris. Questo è il titolo: il pizzino al colle. Napolitano fu indagato per tangenti, la vendetta del sindaco cacciato. Che cos'è? Era una notizia vecchia di parecchio tempo fa, in cui appunto Napolitano, all'epoca di Mani Pulite, risultò indagato, ma non se ne seppe nulla perché venne secretata questa notizia. E però De Magistris, sospeso per l'appunto, come dice il Giornale, lancia messaggi ricordando le inchieste scomode su Re Giorgio. Vedremo insomma che effetto avrà, probabilmente nullo, ma è semplicemente appunto forse un messaggio lanciato. La Padania invece ha presentato il nuovo responsabile per l'immigrazione, è questo signore di origini nigeriane, ma soprattutto ha
lanciato la manifestazione che si svolgerà il prossimo 18 di ottobre a Milano contro l'immigrazione, insieme contro Mare Nostrum. Ancora vi voglio far vedere Avvenire, un titolo che è preso da una ricerca del Censis: crisi mangia futuro, 62.000 nati in meno, lo dice appunto il Censis. Nel 2013 l'Italia al minimo storico della natalità e il Ministro della Salute pensa a una rimodulazione del ticket per le famiglie numerose. Dovremmo avere un ultimo quotidiano, eccolo qua, il garantista ci racconta invece una storia che arriva dalla regione Lazio. Il Lazio, dice, si umilia sottomettendosi ai magistrati. Chi assume in regione decide il procuratore. Una lettera appunto che viene scritta dal segretario generale della regione Lazio direttamente al procuratore Pignatone e gli chiede lumi su un dirigente, forse per non ritrovarselo indagato dopo 5 minuti. Ma questa è una mia battuta. Ugo Francicanava, adesso tocca a te. Siamo arrivati allo sport e alla seconda giornata di questa settimana di Champions League, una giornata che sicuramente non è stata favorevole alla Juventus, così come non era stata ieri alla Roma, uscita con un pareggio, lo ricordiamo ovviamente, dallo stadio del Manchester City. La Juventus a Madrid contro l'Atletico rimedia una sconfitta, uscendo dallo stadio dei Colchoneros con una prova decisamente poco convincente, neanche un tiro in porta. Andiamo a vedere cosa è successo e poi vediamo anche i risvolti sulla stampa specializzata. Il gusto della Champions è agrodolce per la Juventus, che a Madrid lascia i punti a qualche rimpianto, ma la classifica, considerando la vittoria del Malmo sull'Olympiacos, rimette tutti alla pari con 3 punti. Una Juve pallida che quasi ha dato l'impressione di non avere l'atteggiamento giusto per vincere, con troppa ingenuità nei passaggi. Nel primo tempo Mandzukic si è trovato un paio di occasioni regalate dai bianconeri, anche se nessuna clamorosa. La squadra di Allegri si è preoccupata più della gestione della partita che di sviluppare un gioco offensivo apprezzabile. Un brivido lo regala al portiere Moyà davanti a Llorente, che non ne approfitta. L'Atletico aumenta la pressione, il tiro di Arda Turan finisce sul braccio di Cáceres, intervento che l'arbitro giudica involontario. Gli spagnoli passano proprio con Arda Turan, che alle spalle di Mandzukic brucia sul tempo Lichtsteiner e firma la vittoria. Cade la Juve per la prima volta in stagione e si arrende Buffon dopo 613 minuti di imbattibilità personale. Resta solo l'illusione del gol sulla scivolata di Raul Garcia, il pensiero corre alla Roma. Evidentemente la connessione tra il verde non fortunatissimo delle maglie della Juventus e il fatto che il conto sia rimasto a secco, ovvero sia che la Juve sia rimasta al verde, ha suggestionato i titolisti sia della Gazzetta dello Sport che di Tutto Sport, perché i titoli delle prime pagine pressappoco sono gli stessi. L'Euro-Juve resta al verde per quanto riguarda appunto la Gazzetta dello Sport, che poi di spalla sottolinea ancora una volta la performance di un Totti che ha conquistato l'Europa e che potrebbe rinnovare fino a 41 anni. Gazzetta dello Sport attenta anche poi alle realtà extracalcistiche: Ferrari, Alonso a un passo dall'addio. Se andiamo a Tutto Sport troviamo praticamente lo stesso tipo di richiamo, la Juve al verde. Tutto Sport tra l'altro particolarmente diciamo feroce contro una Juventus che non ha davvero convinto. In Europa ci vuole altro, dice Vittorio Oreggia nel suo editoriale. Passiamo al Corriere dello Sport, che ha una maglia verde ovviamente in primo piano, Juve Madrid amara, ma Corriere dello Sport che mi serve anche per lanciare un altro argomento emerso oggi a proposito di calcio, a proposito di stadi. Taglio basso del Corriere dello Sport: stadi sicuri. Renzi dice: gli straordinari delle forze dell'ordine impegnate negli stadi devono essere pagati dai club. Ovviamente è una notizia che non fa piacere alla Serie A, il manager della Lega immediatamente è intervenuto, ma Renzi su questo, come su tante altre cose, è sembrato categorico. Ricostruiamo un minimo la vicenda. La sicurezza fuori dagli stadi la devono pagare le società di calcio. E questo è il contenuto di un tweet inviato nel pomeriggio dal presidente del Consiglio Renzi, che di fatto anticipa uno dei temi caldi contenuto nel decreto stadi che verrà votato domani alla Camera. Nel decreto, che ha preso forma dopo i fatti che 5 mesi fa a Roma portarono all'aggressione e poi alla morte dell'ultra napoletano Ciro Esposito, e che comprende tra l'altro il DASPO di gruppo, la sperimentazione delle pistole elettriche per gli agenti, c'è anche il pagamento di una parte degli straordinari delle forze
forze dell'ordine preposti agli interventi sportivi attraverso una quota compresa tra l'1 e il 3% degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti per le partite. Ma non è tutto, perché il messaggio di Renzi lascia intendere anche che potrebbero esserci degli sviluppi rispetto al testo approvato in commissione, perché se è vero che le nuove norme dovrebbero aiutare a prevenire eventuali incidenti e quindi a far diminuire le spese sostenute dallo Stato nel tentativo di garantire sicurezza alle manifestazioni sportive, solo l'anno scorso 25 milioni di euro, è certo che la tassa sui biglietti non basterebbe nemmeno a coprirne la metà. Ecco allora che l'ipotesi è che possa essere estesa anche ai diritti televisivi delle squadre della Serie A. Immediate le proteste dei vertici del calcio, il presidente della Lega Beretta l'ha definito una sorpresa spiacevole e preoccupante che rischia di penalizzare la competitività dei nostri club all'estero, chiedendo subito un confronto. E un confronto ha chiesto anche il presidente della Federcalcio Tavecchio, pronto a ribadire che occorre fare chiarezza su quanti soldi le società già versino all'erario italiano. Per completare ovviamente la disamina dei temi del giorno che verrà, calcisticamente parlando, ovviamente l'Europa League in campo con impegni importanti anche per il desiderio di riscatto di Napoli ed Inter, oltre che Fiorentina e Torino, e se riusciamo a rivedere anche il taglio basso del Corriere dello Sport, le ragazze del volley riprendono il volo, seconda fase della nostra avventura per quanto riguarda il campionato femminile, e a questo punto la vittoria contro l'Azerbaigian di potenza e di carattere è un buon viatico. Vediamo. L'Italia supera l'Azerbaigian e conquista i primi 3 punti di questa seconda fase del Mondiale. Una vittoria che fa bene alla classifica, ma soprattutto al morale, anche per il modo in cui le azzurre sono arrivate al successo con il 3-1. È stata una partita divisa a metà. I primi 2 set sono stati esemplari. Le ragazze di Marco Bonitta non hanno sbagliato nulla. Meccanismi ben oliati ed efficaci in attacco, in difesa, alla battuta. Arma indispensabile nel mettere in difficoltà le avversarie. Il nostro sestetto dimostra maggiore tecnica e precisione, le avversarie appaiono più lente e scontate nelle azioni, nonostante abbiano dalla loro parte la top scorer del mondiale, Polina Rahimova, il martello delle azzere con una media di 24 punti a partita, ma il nostro muro è in grado di arginarla. In più la Rahimova non è inserata nel servizio. Ha invece recuperato la forma dopo il lieve infortunio contro le dominicane Antonella Del Core, che fa la differenza in tutti i fondamentali. Con freddezza e lucidità le azzurre portano a casa i 2 set, ma quando la partita sembrava in discesa arriva il calo fisico e psicologico. L'Italia sembra aver perso smalto e convinzione. L'Azerbaigian ne approfitta e mette le mani sul 3° set. Quella che si vede è un'altra Italia, la sua brutta copia. Ci vorrà tutta la classe delle sue giocatrici migliori e il guizzo dato in finale con l'ingresso della capitana Piccinini per chiudere tirando un sospiro di sollievo, ma non c'è pausa, domani si affronterà il Belgio, un altro durissimo match. Abbiamo finito, direi, non c'è neanche la pausa pubblicitaria, quindi vi possiamo augurare buonanotte, a domani.